Eccolo il grosso pino, già nella lista degli alberi sotto monitoraggio, che si è abbattuto sulle tre auto che in quel momento passavano in piazza delle Cinque Giornate, sul Lungotevere, a due passi dal centro della capitale. L'autista di un tassì è finito all'ospedale in codice rosso, fortunatamente non rischia la vita. Miracolosamente le due turiste che erano a bordo con lui sono rimaste illese. Questo è quello che resta del tassì che è andato completamente distrutto. Poteva essere davvero una tragedia. Illese anche le due donne che erano alla guida delle altre due vetture che in quel momento passavano in quel tratto di strada che è generalmente molto trafficato. Il racconto di quei momenti. Era scattato il verde e all'improvviso è caduto l'albero. Ha sentito un tonfo? No, mi è proprio caduto addosso. Solo che il taxi che stava a fianco a me è rimasto schiacciato e a me ha preso la parte davanti, il cofano. Gli alberi che cadono in città non fanno quasi più notizia, basta un temporale o una giornata di vento per assistere a scene del genere. Proprio qualche giorno fa la sindaca di Roma, Virginia Raggi, aveva twittato qualche dato sull'impegno dell'amministrazione comunale per affrontare un problema che è una vera spina nel fianco. 15.400 alberi monitorati in tre mesi e 114 interventi per emergenze, numeri ribaditi dall'assessore Pinuccia Montanari. Quest'albero rientrava nell'ambito di quelli che dovevano essere appunto controllati e naturalmente noi stiamo procedendo per zone perché gli alberi a Roma, ribadisco, sono 330.000. Ma per riportare alla normalità la situazione nella capitale, ha poi ribadito l'assessore, servono soldi e tempo. Noi stiamo utilizzando appunto circa 3 milioni e mezzo di euro per il monitoraggio, più i 9 milioni di euro dei fondi giubilari, ma in realtà per mettere in sicurezza Roma occorrerebbero dal computo che abbiamo fatto 110 milioni di euro. E il tempo necessario? Il tempo necessario noi abbiamo previsto circa un anno. Malati, appesantiti dai rami che non vengono potati, gli alberi caduti hanno fatto negli anni tanti feriti e anche qualche vittima, come il medico colpito da un ramo sulla Cristoforo Colombo mentre andava a lavoro con il motorino. Federico Sisimbro, Sky TG24.